Oggi parliamo di ricorsioni, cioè iniziamo un capitolo che porteremo avanti per un pochino in cui cominceremo ad occuparci di algoritmi un po' più seri, no? Cioè, finora, diciamo, ciò che abbiamo affrontato era diciamo, di tematiche più teoriche relative alla complessità oppure tecniche, no? Abbastanza di base, abilitanti sulle collection, sulle interfacce grafiche, sui database, eccetera, ma finora non abbiamo ancora incontrato nessun algoritmo, nessun problema che per essere risolto richiedesse degli algoritmi che avessero bisogno di un tempo di calcolo particolarmente elevato. Allora iniziamo invece adesso a occuparci di questo tema, andando sicuramente ad affrontare dei problemi via via più complessi e ovviamente, diciamo così, studiando le tecniche di programmazione che ci permetteranno di affrontare questo tipo di problemi. Allora, la prima tecnica, la più fondamentale, quella di base, è quella appunto della ricorsione. Ricorsione o recursione, a seconda di come lo si voglia dire, no? In italiano si usano entrambe le parole, io preferisco ricorsione, ma sono entrambe utilizzabili, recursion in inglese. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di fatto di tecniche per risolvere problemi di grande dimensione, che possono essere anche di grande dimensione, attraverso una strategia cosiddetta di divide et impera, cioè dividere un problema in sottoproblemi e risolvere ciascuno dei sottoproblemi separatamente dagli altri. E poi questo principio generale poi si declinerà in una certa organizzazione del codice che ci permetterà di in qualche modo esplorare quelli che chiameremo degli spazi di ricerca delle possibili soluzioni in modo sistematico. Quindi la ricorsione di per sé non è un algoritmo, ma è un modo di impostare le soluzioni ai problemi. Ogni qualvolta ho un insieme di soluzioni possibili, uno spazio di ricerca ampio ma strutturato, e capiremo cosa vuol dire stanno facendo, possiamo pensare di adottare un approccio di questo genere. Poi, una volta visto di che cosa si tratterà, proveremo a trarre qualche conclusione. Allora, partiamo dall'idea. L'idea di base è quella appunto della dividi ed impera. La definizione formale di ricorsione dice che un metodo, una procedura, una funzione, un algoritmo, quello che sia, parliamo di un metodo, di una classe, di un oggetto, lo definiamo ricorsivo quando all'interno del corpo del metodo stesso è presente una chiamata al metodo stesso. Quindi è un metodo pinco pallino, all'interno di questo metodo a un certo punto compare una chiamata a dis.pinco pallino. Quindi un metodo che richiama se stesso. Allora, ogni qualvolta succede questo, siamo di fronte a un metodo ricorsivo. Questa come definizione, poi capiremo cosa vuol dire in pratica, quali sono le conseguenze. In realtà la ricorsione può anche essere indiretta, cioè il metodo A che contiene una chiamata al metodo B, che contiene una chiamata al metodo C, che poi a sua volta richiama il metodo A. La sostanza non cambia, semplicemente si fa un giro più lungo, ma all'interno dell'esecuzione di una funzione, di un metodo, è compresa la chiamata al metodo stesso. E detto così, ci fa venire in mente, diciamo così, dei meccanismi infiniti, delle filastrocche infinite, in cui quando arrivo a metà della filastrocca, cioè a metà dell'esecuzione del metodo, ricomincio da capo, perché riattivo il metodo stesso. E quando questa seconda riattivazione del metodo sarà arrivata a metà, a sua volta ricomincio da capo, perché la riattivo una terza volta e così via. No? Un po' come questa immagine ci fa venire in mente quando inquadro con la telecamera uno schermo che mostra l'output della telecamera, ho una sequenza infinita di immagini che contengono un'immagine, che contengono un'immagine, che contengono un'immagine, e così via, fino
fino a quando la risoluzione ci permette di distinguerlo. In realtà questa cosa che sembra portare dei paradossi, no? Delle stranezze, in realtà scopriremo che invece è molto potente e semplice allo stesso modo, proprio per l'effetto moltiplicatore, no? Della ricorsione, che ti dà, che con un paio di colpetti, un paio di istruzioni, ti dà una sequenza infinita di copie, uguali ma diverse, uguali ma più piccole, se guardiamo questo televisore che c'è qui, allora ci accorgiamo che questo diventa un trucco, no? Una tecnica, una strategia proprio per affrontare problemi grandi, dividendoli, avendo un meccanismo per dividerli facilmente in tanti problemi più piccoli. Qui abbiamo dato la definizione riguardo al singolo metodo. Ovviamente un algoritmo, in generale, è ricorsivo quando al suo interno contiene almeno una chiamata di tipo ricorsivo. Vabbè. Questa è una definizione. Vediamo un esempio. Questo è un metodo per calcolare il fattoriale di un numero. Allora, se noi guardiamo la parte sinistra di questa slide, è scritta in matematichese e dice che ci definisce, ci dà una delle possibili definizioni del fattoriale di un numero n intero, positivo, anzi non negativo, perché lo 0 è permesso. Allora, il fattoriale di un numero intero non negativo, nel caso in cui il numero sia 0, allora per definizione il fattoriale vale 1. Nel caso in cui il numero sia n, dove n è maggiore o uguale a 1, allora per definizione il fattoriale di n è uguale a n volte n moltiplicato per il fattoriale di n-1. Quindi questa è una definizione già matematicamente ricorsiva. Per dire come è fatto il fattoriale di n, devo sapere quanto vale il fattoriale di n-1. Quindi definisco una funzione in termini di se stessa. Finché siamo sulla parte matematica, notiamo però due cose, due cosucce, che ci rendono un pochino più accettabile questa definizione ricorsiva. La prima cosuccia, che poi dovremmo ovviamente formalizzare meglio dal punto di vista informatico, è che il fattoriale di n è definito in termini del fattoriale di qualche cosa che è un pochino più piccolo di n. Quindi passo da un problema e lo definisco in termini dello stesso problema ma un po' più piccolo. E quindi mi comincio a pensare che ogni volta che vado a applicare questa regola troverò sempre dei problemi via via più piccoli. Quindi questa è la prima speranza che la cosa non sia infinita. Ogni volta che sostituisco a un fattoriale la formuletta troverò ancora un fattoriale, quindi non me lo tolgo dai piedi, ma questo fattoriale sarà più piccolo. Quindi i problemi che via via incontro nella ricorsione sono sempre più piccoli. Poi definiamo anche per noi cosa vuol dire piccoli, per ora sono dei numeri interi nella parte matematica. La seconda spiraglio di speranza è che a un certo punto mi fermo. Ci sono dei punti in cui conosco il risultato. E quindi non ho bisogno di applicare la definizione generale, perché altrimenti veramente andrei avanti all'infinito. Ci sono dei punti in cui questa sequenza, diciamo così, infinita di richiami del fattoriale si ferma, perché ti so dare la risposta senza bisogno di applicare la regola generale, che tra l'altro in questo caso non si applicherebbe neanche per caso specifico dello 0. Quindi, se vogliamo, gli ingredienti sono tre: una formula che si ripete, che richiama se stessa, una formula che richiamando se stessa si richiama ogni volta più piccola, e prima o poi si ferma, perché prima o poi so la soluzione di un qualche problemino piccolo piccolo che prima o poi incontrerò. Questi tre ingredienti ci devono essere sempre tutti e tre. Allora, nel codice Java che vediamo a fianco, ci sono. Qui ho un metodo che prende come parametro un n, un intero, e mi restituisce un intero che sarà il fattoriale del numero stesso. E come funziona? Beh, applico la definizione matematica. Se n è uguale a 0, cioè il parametro n è uguale a 0, ritorna 1, il fattoriale di 0 vale 1.
Altrimenti calcolo il fattoriale di n-1 e il risultato lo moltiplico per n. E quindi il risultato sarà il prodotto di n per un risultato parziale che altro non è che l'applicazione della stessa funzione al numero n-1. Cosa capita quando eseguiamo questo codice? E proviamo a mettere un valore facile, n uguale 3. Ok? Allora, immaginatevi di chiamare questa funzione fattoriale ricorsivo con n uguale 3. Siamo qui, n uguale 3, questo test if n uguale 0 è falso e quindi entro qua dentro. Quindi la prima cosa che fa questa funzione veramente è richiamare recursive factorial col valore 2. Non più 3, perché n-1 fa 2. E questo richiama il metodo, quindi da capo, dall'inizio, con n uguale 2. Attenzione, questo n uguale 2 non è lo stesso n dell'n uguale 3 di prima. Sono n diversi. Così come quando una funzione A chiama una funzione B, le variabili locali della funzione B vengono istanziate fresche, fresche all'inizio della chiamata. I parametri sono di quella chiamata lì. Ecco, il fatto che una funzione chiami se stessa, anziché chiamarne un'altra, scusate, non cambia il meccanismo di chiamata. Perché io avrò il main che ha chiamato fattoriale col parametro 3, che ha chiamato fattoriale col parametro 2. Avrò il main che è fermo a una certa linea di codice, poi avrò la prima chiamata del fattoriale, quella con parametro 3, che è ferma a questa linea di codice, perché sta aspettando che la funzione che lei ha chiamato ritorni, e poi avrò la seconda chiamata, quella con n uguale 2, che è appena iniziata. Allora, anche qui con n uguale 2 entro dentro, n uguale 0 falso, allora andrò qua e decido di chiamare recursive factorial con parametro n-1, cioè n a questo punto adesso vale 2, n-1 vale 1, quindi chiamo un'altra volta, una terza volta, la funzione ricorsiva con n uguale 1 questa volta. Quindi abbiamo il main, poi fattoriale 3, che è in attesa, perché ha chiamato fattoriale 2, il quale fattoriale 2 chiama fattoriale 1. E quindi rimane in attesa e si avvia una nuova chiamata di un'altra funzione, che guarda caso è sempre lei, con parametro n uguale 1. Questa funzione cosa farà? Lo sappiamo ormai, n uguale 0 è falso, entrerà sotto e chiamerà recursive factorial con n uguale, col parametro n-1, cioè 0. Quindi, a un certo punto abbiamo una chiamata di questo recursive factorial con parametro 0, che è l'ultima chiamata che abbiamo fatto, e poi ne abbiamo altre tre davanti in attesa, quella con parametro 1, 2, 3, e poi c'è il main. Non è nulla di diverso che una funzione che ne chiama un'altra, che ne chiama un'altra, che ne chiama un'altra, che ne chiama un'altra. Ciò che crea confusione a noi, ma non all'interprete Java, è il fatto che la funzione sia sempre la stessa. A questo punto, finalmente con n uguale 0, questo test if n uguale 0 è vero e la funzione ritorna da qua, ritorna 1. Quindi la nostra sequenza delle chiamate, cosa succede? Che la funzione ultima, fattoriale di 0, ritorna 1, senza chiamare altre volte ricorsivamente se stessa, ritorna 1 e quindi sblocca il suo chiamante. E il suo chiamante chi era? Fattoriale di 1, che era bloccato dove? Qui, ritornando con risultato uguale 1. Questo 1 viene moltiplicato per n che vale 1, quindi il risultato è 1. Ritorno 1. 1 che cos'è? Il fattoriale di 1. È anche il fattoriale di 0, ma è anche il fattoriale di 1.
Allora, fattoriale di 1 ritorna con 1. Bene. Allora va a sbloccare chi l'ha chiamato. Chi l'ha chiamato? L'ha chiamato fattoriale di 2. Dove era fermo fattoriale di 2? Qui. Il suo qui. Quello di fattoriale di 2. Immaginate che ogni volta che faccio una chiamata ricorsiva mi faccio una fotocopia del codice della funzione. E in questa fotocopia ci sono delle valori, delle variabili locali che sono suoi, propri. Ci sono il valore, diciamo, del punto di esecuzione del programma, che può essere fermo in punti diversi. Quindi fattoriale di 2 era fermo qui perché aveva chiamato fattoriale di 1. Adesso fattoriale di 1 ritorna con risultato uguale a 1. Questo 1 viene moltiplicato per 2, che fa 2, e questo risultato viene ritornato. Quindi fattoriale di 2 ritorna 2. Ritorna a chi? A chi l'ha chiamato. E chi l'ha chiamato? Fattoriale di 3. E fattoriale di 3 dove era fermo? Qui. Sempre. Allora, fattoriale di 2 che è stato chiamato ritorna 2. Questo 2 viene messo nel risultato, il quale è moltiplicato per n che vale 3. 2 per 3 fa 6 e ritorna 6. Finalmente il fattoriale di 3 ritorna a chi l'ha chiamato e chi è questa volta il main, ritorna un 6. Questo è un po' il meccanismo. Sembra abbastanza inutile, macchinoso, no? Però diventerà più utile quando i problemi saranno un pochino più complessi di questo. Questo si poteva risolvere in modi molto più semplici. Ma tanto per abituarci a questo fatto che ogni volta che abbiamo una chiamata ricorsiva, di fatto dobbiamo immaginarci di avere una schiera di 2, 3, 4, 5, 80 copie della stessa funzione, ciascuna con il proprio valore dei parametri, ciascuna con le proprie variabili locali, il valore di result è diverso in ogni copia, e ciascuna che è arrivata in un punto diverso dell'esecuzione. Di solito saranno tutte ferme su una chiamata ricorsiva, tranne l'ultima, che è quella che sta facendo il lavoro. E qui in qualche modo siamo entrati in un tunnel di chiamate ricorsive. Una funzione che chiama un'altra, chiama un'altra, chiama un'altra, chiama un'altra. Poi ho quel ritorno a 1, il che sblocca una cascata al contrario di ritorni di funzione. Quindi ce lo vediamo così. Entriamo dentro le televisioni, quando arriviamo in fondo torniamo indietro uscendo una dopo l'altra dalle varie, no, immagini annidate. Quindi, abbiamo risolto il problema del fattoriale, che avremmo potuto fare semplicemente con una produttoria, ma ci dà lo spunto per vedere in modo diverso alcuni problemi. Cioè, ci sono dei problemi che vogliamo risolvere in modo algoritmico, che per loro natura, per loro struttura, si prestano ad essere descritti come l'unione, come la somma, di altri problemi che sono più piccoli ma dello stesso tipo. Più piccoli ma dello stesso tipo. Più piccoli perché alla fine ogni nuovo problema in cui vogliamo entrare vogliamo che sia più piccolo, perché prima o poi vogliamo fermarci. Dello stesso tipo perché possa essere risolto dalla stessa funzione che cerca di risolvere quello più grande. Allora, già Giulio Cesare diceva divide et impera, no? Quando espandeva il suo impero. Diceva: io non potrò mai combattere contemporaneamente contro tutti i miei nemici, ma li separo i vari fronti di attacco, divide, quindi separo il problema di conquistare il mondo in tanti sottoproblemi, conquistiamo la Gallia, poi eccetera, e ti impera, e poi ciascuno di questi problemi diviso vado e lo conquisto. Dividi e conquista. In ciascuno, e se un problema, la Gallia, era troppo grande, a sua volta lo divideva in problemi sotto più piccoli e andava a conquistarli uno per uno. Una volta conquistati sotto stati, sotto problemi, nel nostro caso, vanno poi messi insieme. Perché non voleva Giulio Cesare creare tanti piccoli staterelli, ciascuno dei quali era stato conquistato da lui, ma alla fine deve essere riunificato tutto
sotto l'unico impero. Allora noi dobbiamo sapere, dato un problema, come fare a dividerlo, e poi, supponendo che il problema sia stato risolto una volta diviso, sapere come fare a rimetterlo insieme, rimettere insieme le soluzioni, non più i problemi. Fatte queste due cose, la ricorsione fa la magia. Ci sembrerà, scrivendo algoritmi ricorsivi, che in realtà non stiamo risolvendo un bel niente, perché stiamo sempre solo delegando. In realtà questo meccanismo di delega è proprio la divisione, poi mettere insieme i risultati. Allora, lo apprezziamo con degli esempi più avanti. Allora, questa divide timpera in codice lo potremmo rappresentare in questo modo. È ancora un pseudocodice questo, è molto astratto, molto di alto livello, ma ci dice, supponiamo di avere un problema e avere una funzione risolvi che ci dia la soluzione. In realtà questa funzione risolvi da sola non è capace di risolvere il problema, ma ciò che fa è di applicare la tecnica di Giulio Cesare. Prende il problema e in qualche modo sa come dividerlo in una lista di tanti sottoproblemi. Lo divide in 2, lo divide in 4, lo divide in 80, non lo so. Quindi il problema deve prestarsi ad essere divisibile, parcellizzabile. Ed esiste un metodo per poter spezzare questo problema in tanti sottoproblemi. Dopodiché, ciascuno di questi sottoproblemi, per ciascuno di questi sottoproblemi, trova la sua soluzione, che ho chiamato la sottosoluzione, la subsolution, dell'iesimo sottoproblema. Allora, se l'iesimo sottoproblema, cioè se ciascuno dei sottoproblemi in cui è stato diviso il problema iniziale, è dello stesso tipo del problema iniziale, allora perché non posso chiamare il metodo solve, cioè lo stesso, per risolverlo? Certo che posso. Cioè vado a vedere la documentazione, ci risolve, risolve problemi di quel tipo. Io ho un problema di quel tipo, più piccolino, ma lo chiamo lo stesso col metodo. Perché no? Che mi dà una soluzione. E avrò tante soluzioni parziali. Queste soluzioni parziali in qualche modo andranno poi combinate. Cioè di queste deve esserci un metodo, un meccanismo per prendere queste soluzioni parziali e metterle insieme. Questa funzione che ho chiamato qua combine genericamente. E questa soluzione è la soluzione a che cosa? Al problema originale, originario, di partenza. Quindi un po' un doppio inganno, eh? Nel senso che io quando chiamo questo solver mi fido che lei risolva, sappia risolvere il problema. In realtà lei non lo sa risolvere, sa solo spezzettarlo e ricombinare soluzioni. Ma chiama al suo interno un metodo solve facendo finta che questo metodo solve sappia risolvere il problema. Per il momento dobbiamo fermarci lì e non pensare, ma in realtà quel metodo solve a sua volta non lo sa risolvere, lo sa solo dividere e poi ricombinare. E delega a sua volta un solve, il quale però non lo sa risolvere. Non devo fare questo ragionamento, altrimenti mi va in pappa il cervello. Io dico che se questo metodo solve è capace di risolvere il sottoproblema, allora quest'altro metodo solve è capace di risolvere il problema. Grande, quello grosso, quello intero. E poi sottovoce dico, se poi quello lì non è capace di risolvere il sottoproblema, lo dividerà in sottoproblemi ancora più piccoli finché diventerà capace. Allora cominciamo a definire un po' dei termini, poi manca un ingrediente qui, eh.
che recuperiamo nella prossima slide. Qui diciamo che la divisione è ovviamente il meccanismo critico. Divide il problema originario in A sottoproblemi, ciascuno dei quali sia B volte più piccolo del problema iniziale. Allora, è chiaro che è importante che ci sia più piccolo qua. Se no, non stiamo migliorando nulla, perché se ogni sottoproblema è uguale a quello di partenza come complessità, non abbiamo fatto nessun passo avanti. Abbiamo fatto una divisione fasulla. Poi A e B. Perché li ho chiamati A e B e non li ho chiamati tutti e due A? Cioè, se ho un problema grosso 100, lo divido in 4, ciascuna delle 4 parti sarà 4 volte più piccola del problema di partenza. Ecco, questo non sempre si può fare. A volte, perché magari i sottoproblemi non sono tra di loro indipendenti. Quindi se ho un problema grosso 100, magari lo divido in 4 parti, ciascuna delle quali è solo la metà del problema iniziale. Però sono metà messe in modo diverso. Quindi divido in A sottoproblemi, ciascuno dei quali è più piccolo, ma non è detto che sia A volte più piccolo. Magari è meno piccolo di quanto sperassi. Se si può dire così. E allora, poi c'è la risoluzione, che è il passo ricorsivo. Nel nostro caso della ricorsione, del fattoriale, cosa faceva divide e cosa faceva combine? Combine semplicemente moltiplicava per n il risultato. E divide sottraeva n-1. E l'n-1 e moltiplicato per n, se vi ricordate, sono proprio le due operazioni che compaiono qua nella formula. Però anziché fare tutte insieme, le faccio in momenti diversi. Ecco, questa illusione del delegare una funzione facendo finta che sappia risolvere il problema, da qualche parte deve terminare. Non ci si può illudere all'infinito. No? Il trucco lo devo scoprire. Il trucco qual è? Il trucco è che da qualche parte devo essere capace di risolvere almeno qualcuno di quei problemi, ma magari quelli piccoli, 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 che abbiano solo un elemento o solo due. In modo che questa catena di illusioni, di deleghe successive a risolvi questo che è più piccolo, a un certo punto si fermino, perché c'è un problema talmente stupido, talmente semplice, talmente ovvio, che lo guardo in faccia e gli dico: tu vali 7. So dire la soluzione. So dire la risoluzione con un metodo che sia alternativo rispetto alla ricorsione stessa, cioè un metodo diretto. Quindi, una procedura ricorsiva, prima effettivamente di applicare il meccanismo ricorsivo, deve prendere il problema e dire: tu problema, sei abbastanza stupido e abbastanza piccolo da poter essere risolto senza sforzo, direttamente? Se sì, ti risolvo. Tu non sarai il problema originario, probabilmente, sarai un problema che via via è già stato diviso in pezzettini. Se no, quindi se sì, ti risolvo e restituisco il risultato. Se no, se non sei abbastanza stupido, se non sei abbastanza piccolo, ti divido e applico la ricorsione. E ci sarà un altro me stesso, ai livelli di ricorsione più bassi, che ti troverà più piccolo e magari ti risolverà. Quindi questo si chiama terminazione. Ogni procedura ricorsiva deve sempre avere una condizione di terminazione. C'è un punto della ricorsione in cui sono sicuro di non fare ancora ricorsione all'infinito, ma mi fermo e comincio a tornare indietro. E questo punto di terminazione o ce l'ho quando il problema è talmente piccolo, streminzito, che la soluzione è evidente. Qual è il massimo di un insieme di un elemento stesso, di un elemento solo? L'elemento stesso. Se ho un elemento, come faccio a metterlo in ordine? Niente, è già in ordine, è da solo, non c'è bisogno di ordinarlo.
Oppure quando il problema magari non è risolto, non è ridotto in minimissimi termini, ma è sufficientemente piccolo da essere magari risolto con un ciclo, provando le varie soluzioni, provandole tutte, ad esempio, in modo iterativo. Cioè con metodi comunque che siano diversi dalla ricorsione. A volte quello della fattoriale ci ha fatto venire un pochino il latte alle ginocchia. Risalire dal fattore di 0 al fattore di 1, al fattore di 1, al fattore di 2, cioè ci saremmo anche potuti fermare con n uguale 2, no? Poi da lì in poi sono tutti uni. Quindi qui ho applicato la definizione, quindi ho aspettato all'ultimo momento possibile prima di dare una risoluzione alternativa diretta al problema. Però avrei potuto intercettarlo prima. Il fa n uguale 2 ritorna 6, ritorna 2, scusate. If n uguale 1, 1 o n uguale 0 ritorna 1, punto e virgola. E quindi potevo intercettare prima, avanzando, evitando un pochino di divisioni di sottoproblemi. Lo stesso Giulio Cesare non andava a dividere villaggio per villaggio, all'interno del villaggio strada per strada, all'interno della strada casa per casa. A un certo punto, quando aveva un insieme di territorio abbastanza piccolo, diceva adesso andate giù con i cavalli, e fate strage. E anche noi dobbiamo trovare il punto in cui fermarci. Quindi, i due punti fondamentali per essere sicuri che la procedura ricorsiva non sia una procedura infinita, cioè che termini, arrivi alla fine, sono questi due. Uno, non dimenticare mai la condizione di terminazione. Due, fare sempre attenzione che ogni sottoproblema sia strettamente più piccolo di quello iniziale. Minore, non minore uguale. Perché se ho un caso in cui divido un problema in tanti sottoproblemi, di cui uno dei sottoproblemi, anche solo uno, è uguale a quello iniziale, sono fregato. Prendo avanti all'inizio, scusate, all'infinito, richiamando sempre lo stesso problema che chiede di risolvere lo stesso problema che chiede di risolvere lo stesso problema. Quindi devo essere sicuro che effettivamente stia riducendo. Quindi, come modifico lo pseudocodice di prima? Ho aggiunto le due righe in alto, che prima di fare il passo ricorsivo, questo qua in giallo è uguale a quello della slide precedente, prima controlla se il problema è stupido. Se il problema è stupido lo risolve in un modo stupido, con un algoritmo stupido. Ma stupido tanto, nel senso che non me ne frega niente della complessità di questo algoritmo stupido. Perché per costruzione lavorerà solo con problemi piccolissimi. Quindi se anche avesse una complessità asintotica n alla 40, ma chi se frega? Tanto la dimensione del suo problema sarà una o due o tre elementi. Ok? Quindi lì mi interessa che sia in grado di risolverlo immediatamente, in fretta, non mi interessa perché lavora con n piccolo. La complessità dell'algoritmo, sappiamo che ci spiega come l'algoritmo si comporta quando n tende a, infinito non si può dire in informatica, ma n tende a troppo tanto, esageratamente grande. Ma qui non è. Cioè, proprio questa funzione la usiamo solo quando sappiamo che il problema è piccolo, semplice, è diretto da risolvere. Questo sarà il nostro scheletro sempre quando affronteremo un problema ricorsivo. A parola ci convince, ma di sicuro a livello di codice ci sarà sempre il momento in cui dice, ma qui cosa stiamo facendo? Stiamo passando le carte. Poi alla fine in realtà il vero lavoro si scopre che lo fa la procedura stupida. Ma noi organizziamo le cose in modo da passargli dei pezzettini di lavoro sufficientemente piccoli. Allora, proviamo a ragionare se in generale questo meccanismo, che per Giulio Cesare andava bene, tanto che ci ha fatto il proverbio, va bene anche dal punto di vista dell'efficienza delle nostre soluzioni. Allora, diamo un po' di definizioni. Abbiamo già definito A e B dicendo che se n è la dimensione del problema che voglio risolvere, questo problema lo divido in A sottoproblemi, ciascuno dei quali B volte più piccolo del problema originario. Quindi A e B li abbiamo definiti già prima.
Adesso chiediamoci, definiamo del T, T di n è la complessità della procedura solve, cioè la procedura ricorsiva, questa. Quant'è questa complessità? Non lo so, è quello che sto cercando di calcolare. Una procedura di questo genere sfugge alle regole che vi ha dato Squillero. Squillero vi ha dato delle regole semplici, ha detto, guarda, per calcolare la complessità, tu prendi in singola istruzione, dici che sono di complessità O di 1, ogni volta che c'è un loop moltiplichi per il numero di iterazioni e sei a posto. Però qua ti frega perché essendoci questa chiamata solve, la complessità di solve è incognita perché per sapere quanto è complesso solve dovrei sapere quanto è complesso solve grande. E quindi anche lì. Quindi ci chiediamo, c'è un modo per calcolare, per stimare la complessità di questo solve? Vabbè, vediamo quali sono i pezzettini di cui possiamo dire qualche cosa. Il primo che incontriamo è solve trivial, risolvi il problema stupido. Allora, se è stupido, posso dire che la sua complessità sarà O di 1, o teta di 1. Diciamo la costante. Non sappiamo se è una costante di un millisecondo o di 2 secondi. Ma sicuramente non dipende da n. Cosa vuol dire costante? Che non dipende dalla dimensione del problema. Cioè il nostro problema n, la nostra dimensione n del problema, può crescere n. Ovviamente. Può essere un problema gigantesco sempre più grande. Ma la dimensione del problema che viene passato alla funzione solve trivial non cresce. Perché questo solve trivial, l'abbiamo visto qua, vede solo i problemi quando oramai sono piccoli. Quindi per questo diciamo che è una complessità costante. Non dipende da n. Cos'è che dipenderà da n? Dipenderà quante volte questa funzione viene chiamata. Ovviamente su un problema grosso 1000 devo spezzettarlo tante volte prima di arrivare sotto problemi grossi 2. Se invece un problema grosso 10, basta dividerlo 3 volte per avere sotto problemi piccoli. E quindi questa funzione solve trivial vedrà sempre problemini piccoli, ma ne vedrà di più, ne vedrà di meno, perché viene chiamata più volte o meno volte, a seconda della dimensione del problema originale. Ma lei stessa, quel passaggio lì, diciamo che ha complessità costante, nel senso di non dipendente da n. E divide e combine, beh, dipende che lavoro non devono fare. A volte dividere è semplice, questa è una cosa che ha complessità costante. Ad esempio, se supponiamo che ciascuno di voi sia un elemento del problema da risolvere, io posso dire vi divido in 2 gruppi. Allora, questo divide può essere banale, dico facciamo una linea, chiedi qua al primo gruppo, chiedi al secondo gruppo. Complessità O di 1, perché io semplicemente devo trovare il punto in cui dividere l'insieme. Poi posso aver provato meglio, perché lo divisi più o meno in parti uguali, posso aver lavorato peggio, perché vi divisi in parti molto diverse. Se vi divido qua, ho sbagliato perché ottengo uno dei 2 problemi che è vuoto, l'altro invece che è uguale a quello di partenza, che è l'unica cosa che posso fare. Oppure potrei dire, vabbè, dividiamo, che so, sulla base del punto via caso, più o meno, vedendo le facce, chi ha gli occhiali e chi non li ha. Faccio 2 punti, non so che problema sto risolvendo, però sto chiedendo come fare il video. Allora, in questo caso sto già dividendo gli elementi del problema sulla base di una loro proprietà. Quindi dovrei prendere uno per uno, devo guardarmi uno per uno, se mi costa di là, devo almeno guardarmi in faccia. Quindi la complessità O di n. Gli elementi devono essere guardati almeno una volta. Quindi se devo dividere solo sulla base della posizione ho una complessità O di 1. Se devo dividere sulla base di qualche proprietà degli elementi ho una complessità che può essere O di n. Poi cercheremo di fare in modo che la divisione non abbia complessità maggiore di O di n, se possiamo, perché altrimenti rischiamo un po' di complicarci la vita anziché semplificarla.
lo stesso ragionamento sulla ricombinazione. Una volta che ho le soluzioni, a volte basta metterla a fianco, quindi ho di uno, a volte invece magari devo mettere, incrociare gli elementi, prendere un elemento dall'uno, un elemento dall'altro, metterli insieme, e allora potrei avere una complessità lineare, ad esempio. Dipende dai casi, dipende dai problemi. Adesso in astratto posso dire dipende, poi quando vedremo i problemi specifici potremmo chiederci in questo caso cosa vuol dire dividere, che complessità. Quindi, vabbè, noi abbiamo un'incognita che è la complessità della procedura ricorsiva. E sappiamo che dipenderà da, soprattutto dalle complessità della divide e della combine. E stranamente non dalla complessità della solve trivial, perché abbiamo detto che questa è una complessità costante. Quindi ha una complessità complessiva, scusate il gioco di parole, che dipende più dall'infrastruttura di gestione dei problemi che non dalla risoluzione del problema stesso. Quindi se noi andiamo ad applicare questi simboli nel nostro pseudocodice, diciamo allora, qui abbiamo TDN che è l'incognita che vogliamo trovare, questo livello, questa è la complessità, che è fatta dalla somma di o di 1 per il caso triviale, oppure il caso ricorsivo. Il caso ricorsivo è fatto di la divide all'inizio, complessità di dn, la combine alla fine, complessità cdn, e poi un ciclo dei sottoproblemi. Quante volte viene ripetuto questo ciclo? Tante volte quanti sono i sottoproblemi. Quanti sono i sottoproblemi? A. Quindi sarà A volte viene ripetuto questo ciclo. E dentro questo ciclo che cosa faccio? Faccio una cosa sola, chiamo la funzione solve sul sottoproblema. Sottoproblema che quanto è grande questo sottoproblema? È B volte più piccolo del problema iniziale, quindi qui ho indicato N diviso B. Ovviamente questa è una semplificazione grande come un elefante, perché non è vero che i sottoproblemi magari sono esattamente tutti della stessa dimensione. Quando io ho detto divido così, non ho fatto proprio divisione per 2, magari ce n'è 1,7 di qua e 2,3 da là, perché magari non ho trovato esattamente il centro. Trovare esattamente il centro magari mi costa di più, perché vuol dire contare le persone, quindi diventa ODN. Però è una prima approssimazione, tanto per inquadrare lo schema. Allora, dico che TDN è la somma di questi, è somma di θ di 1 più DDN più a volte TDN-B più CDN. E che cos'ho? Ho un'espressione di questo genere. TDN è uguale a una formula che, vabbè, lasciamo perdere il caso di n minore o uguale a c, cioè problemi triviali. TDN, per problemi la cui dimensione è maggiore della soglia di stupidità, T uguale D più A per T di N diviso B più C. Quindi T è uguale a A volte T di N diviso B più D più C. Allora, questa equazione qui è un'equazione della ricorrenza che non è banale da risolvere, anzi, non si può risolvere in modo generale, perché dipende da come ha fatto DDN e come ha fatto CDN, cioè da quanto costa dividere il problema e da quanto costa ricombinare la soluzione. Mentre non dipende quasi da quanto costa risolvere i problemi semplici. Quella è una costante moltiplicativa. Infatti abbiamo detto, beh, tanto tralasciamo per un attimo l'n piccolo. Allora, se invece però prendiamo degli esempi in cui la divisione e la ricombinazione abbiano una complessità lineare o al massimo lineare, beh, nel caso più fortunato di tutti è una complessità costante. Ma mettiamoci in un caso medio. Riesco a fare la divisione e la ricombinazione con complessità lineare. Allora avrò che TDN uguale θ di n più a volte t
n diviso b, e questo si può risolvere. Io non sono capace, ma su indice c'è scritto che se è vero questo, t di n ha una complessità dell'ordine di n log n. Cioè, se io riesco a impostare in modo ricorsivo la soluzione di un problema, garantendo che il passo di divisione e ricombinazione non siano più complessi nel caso lineare, allora ottengo un algoritmo la cui complessità non supererà n log n. N log n mi piace, è minore di n quadro, appena sopra n, come una complessità asintotica. Se invece fossi così bravo, se lo dai non c'è scritto, di prendere d di n di c di n uguale a z di 1, e fare la divisione e la ricombinazione di tempo costante, ciò che otterrei è che la procedura nel suo complesso avrebbe una complessità semplicemente di log n. Quindi sublineare, meno di lineare, meno di n. Mi accorgerei di avere la soluzione senza neanche aver dovuto guardare tutti gli elementi uno per uno in faccia. È chiaro che se invece non sono bravo a fare questa divisione, questa combinazione, sotto può saltare fuori qualcosa di esponenziale. Dipende dal problema, dipende da come riesco a gestire il problema. Proviamo ad applicare in pratica questi concetti, perché altrimenti ci perdiamo. Allora, vediamo il primo esempio di come non si fa la ricorsione, o meglio, di un problema in cui non ha molto senso applicarla, e vi dite voi perché. Poi abbiamo preso il fattoriale. Qual è un'altra sequenza di numeri, cara ai matematici, che definisce un valore di una di un numero sulla base dei valori precedenti? Beh, ad esempio la sequenza di Fibonacci. Numeri di Fibonacci sono definiti così: l'elemento 0 della sequenza vale 0, l'elemento 1 della sequenza vale 1, e tutti gli elementi successivi della sequenza si ottengono sommando i due elementi precedenti. Quindi Fibonacci di 2 è uguale a Fibonacci di 1 più Fibonacci di 0. Fibonacci di 8 uguale a Fibonacci di 7 più Fibonacci di 6. Quindi, detto così, è facile non impostare un algoritmo ricorsivo, così come abbiamo fatto per il fattoriale. Basterà definire una funzione Fibonacci che riceve un parametro n e poi dal suo interno applicare la definizione. Non c'è neanche bisogno di tirare fuori l'interfaccia grafica per fare sta roba. Facciamo la nostra classe main, che abbia un metodo, chiamalo long, perché magari Fibonacci, fib, che riceve come parametro il valore di n. E la definizione dice che se n vale 0, vale 0, allora vale 0. Se altrimenti, se n uguale 1, allora vale 1, altrimenti mi do da fare. Altrimenti devo calcolare
il precedente, FP, Fibonacci precedente, lo chiamo così, uguale Fib di n-1, e il Fibonacci precedente precedente uguale Fib di n-2. Dopodiché il mio risultato sarà FP il precedente più il precedente del precedente. Esattamente come avevamo visto per fattoriale, semplicemente questo è il passo di ricombinazione, complessità costante, faccio una somma, qui ho la ricorsione che divide in due i problemi che sono n-1 e n-2, sono un pochino più piccoli del problema n in cui sono stato chiamato. Allora vediamo se calcola il valore giusto, quindi andiamo nel main. Creiamo me stesso e poi diciamo stampiamo ad esempio Fibonacci di 4. Sapete quanto vale? Proviamo a stamparli tutti. Vediamo un po' cosa fa. Allora, Fibonacci di 1 vale 1. Fibonacci di 2 vale ancora 1 più 0, quindi sempre 1. Fibonacci di 3 vale 1 più 1, cioè 2. Fibonacci di 4 vale 1 più 2, cioè 3. Ok, sembra funzionare. Proviamo a fargli calcolare i numeri anche un pochino più grandi. Magari mettiamo un ciclo. For long n uguale 0, n minore di, mettiamo 100, n più più, system.out.format, facciamo di scrivere qualcosa in modo ordinato, fib di numero uguale numero a capo rn di barra n, virgola, n, virgola, fib di n, main.fib. Allora, e quelli sotto li possiamo togliere. Quindi, faccio, genero i numeri da 0 a n e per ciascuno di questi saprò fib di 1, fib di 2, fib di 3 uguale il valore, quindi n e fib di n. Semplicemente un main di prova in cui provo a chiamare il mio metodo un po' di volte per vedere se funziona. E quindi vedremo nel suo splendore i primi numeri.
valori della sequenza di Fibonacci. Cosa sta succedendo? Sempre più lento. I primi li ha stampati in un attimo, non abbiamo fatto tempo a leggerli. E questi sta faticando. Sempre di più. Ce l'abbiamo fatta. Se mettessimo due timer intorno a quel ciclo for, ci farebbe vedere che grosso modo il tempo necessario ogni volta che aumento di un numero raddoppia. Quindi vi assicuro che il 100 non lo vediamo, perché dovrebbe, adesso ci sta mettendo forse 30 secondi o un minuto l'uno, ci manca ancora un fattore 2 alla 50. Allora io 2,50 alla minuti, 2 alla 50 minuti, non so se li ho nella vita, ma di sicuro non li passo ad aspettare questo. A 48 l'abbiamo visto nel frattempo mentre ne parlavamo male. Cosa è successo? Cosa sta succedendo? Sta succedendo che noi abbiamo correttamente applicato il metodo della ricorsione. E se devo dire una cosa, è che è molto chiaro questo codice. Cioè, una volta fatto la pace con noi stessi sul fatto che nell'implementare una funzione usiamo la funzione stessa, però se ci fidiamo, il codice fila secondo la definizione. Però la complessità della divisione del divide è banale, faccio n-1, faccio n-2. La complessità della ricombinazione è banale, quindi dovrei avere una complessità che non è esponenziale nel valore di n, come invece sto osservando qua sotto, ogni volta ci mette il doppio circa. Dovrebbe essere poco più che lineare. Cosa ho sbagliato? Attenzione. Ho sbagliato a dividere i problemi. Perché ho diviso in due problemi che sono grandi praticamente come l'originale. Cioè, se n è grande, n-1 e n-2 sono circa uguali a n. Quindi in realtà io ho preso un problema grosso n e ne ho creati due grossi praticamente uguali. Quindi nel mio A e B, A è 2, ma B è praticamente 1, anzi, non è più piccolo di. E allora questo fa sì che in realtà il problema aumenti anziché diminuire. Aspetta che guardo, forse ce l'ho nelle slide. Cosa succede? Succede così. Ovviamente ho messo il 5, non il 50. Fibonacci di 5 ha bisogno di Fibonacci di 3 e di 4. Fibonacci di 3 ha bisogno di Fibonacci di 2 e di 1. Fibonacci di 2 ha bisogno di Fibonacci di 1 e di 0. Ma questi qua 1 e 0 non hanno bisogno di ricorsione, quindi 1, 1, 0 si fermano, sono i problemi triviali. Ma poi Fibonacci di 4 avrà bisogno di Fibonacci di 3 e di 2. Ma quello di 3 l'abbiamo appena calcolato di qui. Quindi un problema non solo l'ho diviso per conquistarlo, l'ho conquistato e subito dopo mi sono dimenticato che l'ho conquistato, lo riconquisto di nuovo. Quindi ad ogni passo della ricorsione faccio il doppio del lavoro che dovrei fare, perché rifaccio un lavoro che è già stato fatto prima. È per quello che
se vado a contare il numero di nodi di quest'albero, di questo schema della ricorsione ad albero, è esponenziale nel numero n di Fibonacci, quindi è dell'ordine di 2 alla quinta quest'albero, non è proprio 2 alla quinta perché da questa parte qua è un po' vuoto, ma l'ordine di grandezza è quello. Quindi, tanto per darci subito una lezione, un'auto bacchettata sulle dita, non è detto, non è scritto da nessuna parte che un algoritmo ricorsivo sia più efficiente, più veloce di uno non ricorsivo. Anzi, se usata male, la ricorsione mi può far diventare complesso un problema che in realtà è banale. Cosa ha di vantaggioso? La ricorsione ce l'ha quasi sempre, è la chiarezza. In poche righe di codice riesco a rappresentare un problema anche complesso. In poche righe è espresso in modo molto naturale rispetto alla definizione. Tanto per toglierci un dubbio, la colpa non è di Fibonacci, è proprio di come abbiamo implementato noi la funzione. Se non è che i numeri di Fibonacci siano poi così tanto bastardi per cui veramente non si riesce a trovare una soluzione fatta bene, e serve veramente quel tempo di calcolo, perché se volete calcolarli, dimenticate un attimo la ricorsione. E se avete n, voi dovete sommare il primo col secondo, il secondo col terzo, il terzo col quarto e così via, ma potete fare dentro un ciclo. No? Quindi, se n è uguale a 0 va bene, questa parte qua la tengo uguale, ma poi quando n... aspetta, non è una graffa di troppo. Quando n è troppo grande, posso dire, cominciamo a fare queste somme. Il primo più il secondo, più il terzo, più il quarto, più il quinto. Quindi farò, parto da il pp che vale 0, che vale 1, che sono i primi due numeri della serie di Fibonacci, e poi avrò un ciclo che va da 2, dunque se n è uguale a 0 sono passati di qua, se n è uguale a 1 sono passati di qua, questo ciclo vale da 2 in avanti, quindi da 2 a n, quindi la riga va da 2 a n compreso, qui sto scrivendo a caso la tastiera, cosa faccio? E calcolo il numero successivo come la somma dei due precedenti. Non chiamo fib, lo chiamo f uguale fp più fpp, e dopo che ho calcolato il numero dovrei, aspettate, lo definisco sopra, e questo numero è ciò che devo ritornare quando avrò finito le iterazioni. Dopodiché, ogni volta che ho calcolato un numero, quando vado avanti, devo scalare di uno quelli precedenti, perché quello che prima era due posizioni prima, lo dimentico. Quello che prima era il precedente, diventa il precedente, e quello attuale diventa il precedente. Quindi dirò che fpp è uguale a fp. Fp è uguale a f. Cos'è
Sai che non ti piace di questa cosa? Sì, va bene, non importa. Allora, se non ho sbagliato qualche conteggio con gli indici più 1 e meno 1, questa funzione calcola anche lei la serie di Fibonacci. A occhio non ci scommetterei, perché con questo più uguale è più incasinata da leggere, è meno chiaro. Però se funziona, che complessità? Ho tanti passaggi, ciascuno dei quali ha una complessità costante, perché semplicemente le sommetto le segnazioni, ho un ciclo solo che si ripete n volte, anzi n meno 2 volte. Quindi complessità o di n? N volte o di 1? Non esponenziale, o di n, lineare, tranquillo. Vediamo se è vero, sostituiamo questo fib, il nostro fib 2, e dovremo veder scorrere i numeri fino a 100, probabilmente in un attimo. Non ho fatto tempo a schiacciarlo che sono arrivato al fondo, altro che aspettare 2 a 50 secondi. Vedete che a un certo punto in avanti i numeri sono un pochino impazziti, vedete, i numeri negativi, perché abbiamo superato la capienza del long in Java. E quindi sono andato in overflow essenzialmente le operazioni aritmetiche. Ma fino al, direi, 90, giù di lì, eravamo a posto. Di più bisognerebbe passare a double, ma poi avrei problemi di precisione sulle unità. Sono numeri grossi. Ecco, questo è il primo caso in cui possiamo apprezzare una differenza tra un algoritmo di complessità lineare, in una frazione di secondo abbiamo calcolato tutti e 100, rispetto a un algoritmo della complessità esponenziale. Quando siamo arrivati a 50 ci siamo stufati e l'abbiamo stoppato, perché ci siamo resi conto che non solo il 100 non l'avremmo mai visto nella nostra vita, ma probabilmente anche solo il 60 avremmo dovuto aspettare fino a stanotte a mezzanotte, forse, se non peggio. L'esponenziale è una brutta bestia, no? Se cominci a fare i conti ti rendi conto, no, di quanto cresce in fretta. Sui grafici ne fai sempre solo un pezzettino, ma poi quando si traduce in tempo di attesa, no, lo percepisci molto di più. Quindi, il problema del calcolo di Fibonacci si può risolvere, del numero di Fibonacci si può risolvere tranquillamente in tempo lineare. Ad esempio con un ciclo. In questo caso l'implementazione ricorsiva, pur essendo più chiara dal punto di vista del codice, ha meno righe, più aderente alla definizione, è del tutto inefficiente. Funziona, eh? Semplicemente non è per nulla efficiente. Adesso il problema dei numeri di Fibonacci è un problema aritmetico, quindi non abbiamo le strutture interne, non abbiamo quel gran problema da dividere. Però è una cosa che troveremo abbastanza di frequente. La procedura ricorsiva salta fuori che è più breve e più facile da leggere. Può essere più efficiente o meno, dipende se la facciamo bene o se la facciamo male. In questo caso è terribilmente meno efficiente. A Fibonacci è uno dei casi in cui proprio la ricorsione è da evitare a tutti i costi. Ecco, un altro caso invece positivo per la ricorsione, è la cosiddetta ricerca dicotomica, detta anche dell'elenco telefonico, detta da me. Voi non siete più abituati a cercare l'elenco telefonico, ma neanche il dizionario di carta, no? Quello con 1000 pagine, qui devi trovare la parola giusta. Come fate a cercare una parola nel dizionario, quello di carta, non quello online? Apri più o meno dove pensi che sia e vedi in che pagina è aperta.
A seconda della pagina che hai aperto, può darsi che la parola che tu cercavi fosse nella pagina che hai aperto, allora vai a giocare al lotto. Oppure era prima, oppure era dopo. Ma se scopri che era dopo, vuol dire che le prime 500 pagine del dizionario non hai più bisogno di guardarle. Cioè tu guardando una parola sola all'interno del dizionario, guardandone una sola e confrontandola con quella che volevi cercare, di botto ne hai scartate metà. E quindi puoi ripetere il giochino sulla metà che resta. E quindi ti chiedi, dov'è la parola che cerco nel mezzo vocabolario che mi è rimasto, perché metà l'ho buttato via? È lo stesso problema di prima, su un dizionario che però è solo più grosso, 500 pagine anziché 1000. Anche qui, apro, confronto e una delle due metà la butto via. Questa è una ricerca che permette di dividere un problema in metà, diciamo, in parti uguali, diciamo due parti uguali in metà, per farla più facile, in caso più semplice, e ad ogni passo scartare una delle due. Cos'è che mi permette di farlo? Perché posso, guardando solo una parola, scartare automaticamente tutte quelle prima? Perché le parole all'interno del dizionario sono ordinate. Una ricerca dicotomica di questo genere ha senso quando l'insieme degli elementi da ricercare è un insieme ordinato. Senza chiamarlo ricerca dicotomica, quando giocavamo al gioco dell'impiccato, non al gioco dell'impiccato, l'altro, quello della... indovina il numero... Già applicavamo quello, da 0 a 100, cosa provo? Il primo tentativo che fai qual è? Non è mai 97, è 50. Perché? Perché stai cercando un numero incognito all'interno di un insieme ordinato da 0 a 100. La cosa più sensata è provare a cercare nel mezzo. E questo era già un primo algoritmo ricorsivo che noi stessi abbiamo applicato senza sapere ancora come si chiamasse. Ma effettivamente è un metodo efficace di ricerca. Per cui se devo verificare se un elemento è presente all'interno di un vettore, una lista ordinata di elementi, di n elementi, il lavoro che devo fare è prendere il vettore, dividerlo in due metà. Qual è il costo di dividere un vettore in due metà? Costante, basta calcolare n mezzi. Confrontare l'elemento centrale con l'elemento che voglio cercare. Di nuovo un confronto costante, il numero con quello che c'era a metà, la parola che cercavo con la parola che ho trovato aprendo il dizionario a metà. E poi ricorsivamente riapplico lo stesso problema a una delle due metà. Perché una volta, in funzione dell'esito del controllo, del confronto, o scarto la prima metà o scarto la seconda. Una delle due non la guarderò mai. L'altra invece ci devo guardare dentro per ricorsivamente andare a dividere le metà. Allora, quanto valgono A e B in questo caso? A vale 1. Cioè, ad ogni livello di ricorsione, quante ricorsioni successive faccio? Una. Entro in una delle due metà, non in tutte e due. E quante volte è più piccolo il sottoproblema? B uguale 2. Cioè in questo caso il passo di divide è particolarmente furbo, per cui riesce a dividermi il problema originario in un sottoproblema di dimensioni dimezzate. Non due sottoproblemi di dimensioni metà. Un sottoproblema di dimensioni metà. Oh, l'esatto contrario di quello che faceva Fibonacci, che mi faceva due sottoproblemi di dimensione uguale. E questo è un esempio. Io ho il vettore con numeri ordinati, cerco se c'è il 4. Prendo il vettore, trovo la metà, l'elemento di metà è il 6. Oh, questi sono numeri interi, quindi la metà o è di qua o di là, non può, in realtà sarebbe o il quarto o il quinto elemento la metà. Non è 4,5.
confronto, il passo è confronta l'elemento con ciò che trovo nella metà del vettore, e se ciò che trovo, y, in questo caso è 6, fosse maggiore dell'elemento che cerco, allora i numeri ancora maggiori non mi servono, quindi la parte destra da scartare. Se il numero che trovo è minore di quello che cercavo, allora i numeri ancora più minori, grammaticalmente non si dice, non mi servono. E allora mi serviranno solamente quelli da quell'elemento in avanti. E così via. Quindi di fatto confrontando il 4 col 6, il 6 è già troppo grande, quindi quelli più grandi del 6 non mi guardo. E allora mi chiedo, per risolvere il problema cerca 4 nel vettore B, mi riconduco a risolvere il problema cerca 4 in questo primo mezzo vettore. E applico lo stesso metodo, trovo il punto di mezzo e il valore elemento è un 3. Confronto il 4 col 3, com'è il 3? È troppo piccolo e quindi la parte di sinistra va tutta via. Ricorsivamente mi chiedo, trovo il 4 in questo vettore. Ricorsivamente cosa fa? Taglia il vettore in 2, va a vedere l'elemento che c'è la metà. La maggiore o minore del 4 è uguale, allora è qui. Questo è il problema solve trivial. Oh, è lui. Quando ho un elemento solo, o è lui e quindi l'ho trovato, o non è lui e quindi non c'era. Solve trivial, certo che è a tempo costante. Ha un elemento, devo montarlo con un altro, o sono uguali, sono diversi. Se sono uguali, può dire, grazie a tutta la ricorsione che c'è stata sopra, che l'elemento c'è ed è quello. Se sono diversi, può dire con assoluta certezza che l'elemento non c'è. Non solo non c'è lì, ma non c'è neanche in tutto il resto del vettore, pur avendo esaminato solamente quella casella. E questo è, senza stare a implementarlo a mano, è un'implementazione possibile in cui vedo che prendo un vettore, qui gioco un pochino con A e B come limiti sinistro e destro del vettore e X il valore da cercare. Allora, prima di tutto si chiede, il vettore è ridotto a un elemento solo? Quindi non è uguale a 0. Se è ridotto a un elemento solo, allora vado a vedere se questo elemento è uguale a x. Se sì, l'ho trovato, altrimenti non l'ho trovato. Se invece non sono nel caso banale, quindi il vettore in cui devo cercare l'elemento x non è un elemento solo, cerco il punto medio del vettore. A e B sono gli indici di inizio e di fine della fetta del vettore che sto considerando. Inizia con 0 e n, con A uguale a 0 e B uguale a n, e poi via via taglio metà. Allora vado a cercare il punto di mezzo e controllo se il punto di mezzo del vettore è più grande di X. Abbiamo detto che se è già più grande, allora quelli ancora più grandi non mi interessano. E quindi dico, cerca il numero x dentro il vettore nella parte di sinistra, quella che va dall'inizio a fino al punto medio c. Quelli dopo non mi servono, sono già più grandi. Già c è troppo, figuriamoci gli altri. Altrimenti, vuol dire che v di c era minore o uguale, anzi minore di x, allora quelli prima non mi interessano, C compreso. E quindi cerca nel vettore V il valore X nella metà di destra, cioè dall'elemento C più 1, C non era perché se non uguale l'avrebbe preso di qua se fosse esattamente C, fino al fondo del vettore V. Allora, dicevamo, la fase di trivial è qua. Risolvi quando il vettore è di un elemento solo. La fase di divisione sono queste due istruzioni. Trovo il punto medio e faccio un confronto. Tempo costante, due istruzioni aritmetiche.
la dimensione del sottoproblema è la metà di quella di partenza, il numero di sottoproblemi affrontati è 1 solo. Perché o chiamo ripetutamente me stesso sulla metà di sinistra, o chiamo me stesso sulla metà di destra, mai su entrambi. Questo fa sì che la complessità sia il logaritmo di n. Logaritmo di n cosa vuol dire? Vuol dire che io non ho neanche bisogno, se ho 1000 elementi, non ho bisogno di guardare tutti e 1000 per sapere se il mio elemento c'è, se l'elemento che sto cercando c'è. Ma in media, se ne ho 1000, ne guarderò 10. Logaritmo in base 2 di 1000, 1024, sono 2 alla decima, per sapere se c'è. Lo posso fare perché ho il lusso di sapere a priori che gli elementi sono ordinati. E quindi il confronto con l'elemento di mezzo implicitamente mi dà anche il confronto per trasitività con tutti gli elementi prima. O con tutti gli elementi dopo, a seconda di che parte sono. Quindi sfrutto una proprietà del problema per semplificare e di molto l'algoritmo di soluzione. Allora, qui lavora bene la ricorsione. Dove il problema ha una sua struttura, c'è dell'informazione che io conosco nel problema e quindi la posso sfruttare per dividere in modo furbo il problema e i sottoproblemi. Se lo divido in modo scemo, so già che ho visto che mi faccio del male. Se lo divido in modo furbo, posso avere risultati ancora migliori. Per esempio, nel caso delle collection, le collection più semplici che usiamo sempre, l'array list e la linked list, questa cosa qua non la sanno fare. Perché essendo delle liste, l'ordine degli elementi non è crescente secondo qualche criterio, ma è semplicemente l'ordine di inserimento. Quindi in fase di ricerca sono obbligate ad una ricerca di complessità lineare. L'unico caso in cui potrei, e in effetti è, implementare algoritmi di ricerca di complessità log di n, logaritmica, quindi sublineare, meno di lineare, e di strutture dati che al loro interno siano ordinate. Noi non l'abbiamo ancora visto, ma ce n'è una struttura dati di questo genere che si chiama TreeSet, che fa parte di set, fa parte di sorted set, che è un'altra sottoclasse degli insiemi. Non l'abbiamo ancora visto perché è implementato usando un albero, noi negli alberi non l'abbiamo ancora studiato. Dove l'ordine degli elementi è sulla base di una relazione d'ordine, appunto, e non dell'istante di inserimento. Allora, una ricerca di un elemento all'interno di un tree set ha complessità log di n. All'interno di un hash set, che sono i set che abbiamo usato fino ad adesso, ha complessità lineare, perché l'hash lo devo guardare tutto se ci sto cercando un elemento. In realtà la funzione di hash è ancora, se vogliamo, più furba, perché se non ho collisioni mi dà la risposta in tempo costante. Tanto per fare dei confronti. Quindi questo è un modo semplice di darmi una ricerca in tempo minore, logaritmico, quindi minore in tempo lineare, usando la ricorsione. Vabbè, questa era la figura tratta da un libro che spiega lo stesso tipo di algoritmo. Ok, io per il momento mi fermerei qua, nel senso che facciamo un po' di intervallo, 2:30, no? Giusto? Sì. E poi riprendiamo dopo con un esercizio. Quindi facciamo un quarto d'ora di intervallo.